Era Antonio Piromalli l'erede designato di Pino Facciazza. Lui, stabilitosi a Milano per volere del padre, aveva preso le redini del potentissimo clan di Gioia Tauro, decimato questa notte da un decreto di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria nei confronti di 33 persone. È con l'operazione Provvidenza che i carabinieri del comando provinciale Regino hanno scoperto i nuovi assetti della cosca egemone sulla piana di Gioia. Si allargava fino alla Basilicata il traffico di droga sgominato dalla squadra mobile di Cosenza e dal commissariato di polizia di Stato di Castrovillari questa notte nell'ambito dell'operazione Black Horse. 8 le ordinanze di misura cautelare eseguite, 7 delle quali in carcere e 1 ai domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini erano iniziate già la scorsa estate ed avevano appurato un giro di possesso e cessione di sostanze stupefacenti come eroina, cocaina e hashish. Celerità e attenzione hanno caratterizzato gli interventi messi in atto dalla provincia di Catanzaro per far fronte all'emergenza maltempo degli ultimi giorni. Lo ha ribadito in conferenza stampa il presidente Enzo Bruno insieme al dirigente regionale della Protezione Civile Carlo Tanzi e al dirigente regionale del settore infrastrutture Pino Iritano. In sala, Palazzo della Provincia, numerosi sindaci dei territori interessati da frane e smottamenti. Il sistema ha funzionato, ha ribadito Bruno, ma la situazione di pericolo resta aperta. E oggi non posso che ringraziare Dio per avermi dato l'onore di poter cullare un angelo e di averla avuto accanto 16 anni in modo veramente intenso. È una voce rotta dalla commozione, quella di Mary Sorrentino, la mamma di Federica Monteleone. Se comprendere è impossibile, conoscere è importante, lo diceva Primo Levi, chimico e scrittore che ha raccontato le sue terribili esperienze nel campo di sterminio nazista di Auschwitz, in cui fu deportato in quanto ebreo.